Let me now introduce Assistant Secretary of State for European and Asian Affairs, Victoria Nuland. Best is the best program we've ever done to spur entrepreneurship, to spur transatlantic ties, to create opportunity on both sides of the Atlantic and to connect people. Perché è importante per lei il programma Best in Italia? È importante perché ha questo senso di opportunità che nel nostro paese alle volte manca per dare, diciamo, a dei giovani ricercatori che stanno nel nostro paese il senso che si possa fare impresa, copiando e imitando al meglio da paesi, diciamo, che sono più forti di noi come gli Stati Uniti in questo campo, ma poterlo fare in Italia. È stata un'esperienza importante anche di gruppo, perché il gruppo che è rientrato in Italia oggi è molto coeso, stiamo svolgendo delle iniziative con gli alumni del Fulbright West, come quella che oggi presenteremo, proprio per portare anche qui un po' di innovazione, diciamo, nell'ecosistema delle start-up italiane. L'esperienza in Silicon Valley, in California in generale, è stata una grande esperienza dal punto di vista umano. Mi sono anche divertito e ho imparato tantissime cose dal punto di vista dello sviluppo del business su tutto quello che riguarda le tecnologie più avanzate sul mercato del software. Per cui è stata un'esperienza a tutto tondo che mi ha permesso di imparare alcuni concetti, ma anche avere il contatto diretto con gli investitori e capire quali sono le regole del gioco nel mondo degli investimenti. Ho seguito dei corsi, per 3 mesi, dei corsi alla Santa Clara University e lì ho scoperto tutto quello che riguarda l'imprenditorialità, quindi entrepreneurship, management, business. Ho scoperto poi qual è il mindset della Silicon Valley, quindi partecipando a tutta una serie di eventi, conoscendo persone, facendo networking. L'esperienza in Silicon Valley, diciamo, ha modificato di molto la mia vita, il mio modo di vedere, ecco, le cose. Mi ha fatto imparare questa cultura americana che nulla è impossibile, che bisogna rischiare, bisogna cercare di realizzare i propri sogni, quindi una cultura molto positiva.